Buongiorno a tutti e benvenuti in questa piccola rubrica organizzata in occasione dello svolgimento in questi giorni del BIFEST, il Bari International Film Festival, che infatti comincia quest'oggi e continuerà fino a domenica 30 agosto. E siamo felici che, nonostante le vicissitudini di questi mesi, che hanno messo a dura prova il sistema economico e che hanno causato non poche difficoltà, in particolare al mondo dello spettacolo, ma in generale alla cultura, riusciremo ad ottenere anche quest'anno questa edizione del BIFEST. Perciò, come diceva Fellini, il cinema è luce e il cinema ci illuminerà in questi giorni, grazie agli organizzatori del festival che hanno deciso di proporre questa undicesima edizione, pronti a rispettare tutte le norme di sicurezza necessarie per garantire il minor rischio possibile a tutti i fruitori che parteciperanno a questa edizione. In voce, pronti in qualche modo ad accompagnarvi al cinema, ci saremo io, Simona Lusito, che mi occupo del programma sulla fotografia Rumore, e con me c'è un personaggio di spicco della scena cinematografica E barese. chi sarebbe costui? Non esiste perché me lo sono Ah. inventato. Lui è un mio caro amico che mi accompagnerà in questa fantasmagorica avventura, Luca Rosato. Ciao Luca, presentati. Ciao, mi chiamo Luca, voglio ringraziare prima di tutto la radio RKO per avermi dato questa opportunità e ringrazio soprattutto poi Simona che l'altro giorno, durante una chiacchierata sulle nostre passioni, mi ha catapultato in questa avventura. Noi ovviamente non siamo esperti del settore, come potete immaginare, perciò Assolutamente. quello che ci proponiamo di fare è di accompagnarvi nel miglior modo possibile e illustrarvi giorno per giorno gli eventi che il festival propone, parlandone brevemente insieme. Sperando che il nostro parlare non sia come un cavallo dal troppo duro trotto, direbbe Boccaccio. Speriamo di no. Dunque, io direi di cominciare per non dilungarci troppo e iniziamo col dire che alle ore 11 al Teatro Margherita c'è stata l'inaugurazione della mostra Mario Monicelli, uno dei più grandi registi italiani mai esistiti e a cui questo festival è in qualche modo dedicato. L'opera di Monicelli fondamentalmente è incentrata nel raccontare quelli che sono poi gli intrecci tra gli uomini che costituiscono poi fondamentalmente la società, ma lo ha fatto senza mai cedere all'ipocrisia. Ci ha sempre mostrato la società con uno sguardo assolutamente disincantato, riuscendo in qualche modo a raggiungere altissimi livelli di tragicità, ma proprio quando si sta per raggiungere poi l'acmè, ecco, i toni vengono poi smorzati da una ironia pungente che è poi il risultato di questo connubio tra ironia e il tragico. È spesso una riflessione abbastanza amara su quella che è l'indole pura dell'uomo. Tant'è vero che poi il cinema di Monicelli viene definito da una parte, diciamo, della critica come il cinema della cattiveria. Io in realtà, ecco, non lo definirei tanto il cinema della cattiveria quanto poi il cinema della verità. Certo, in alcuni punti si raggiunge il paradossale. Vabbù, però diciamo la vita è paradossale, se il cinema della verità, Hai mamma ragione, hai perfettamente metti. ragione. Ad esempio, mi viene in mente il film Parenti Serpenti, un film che tra l'altro verrà proiettato gratuitamente come tutti i film del regista durante il festival. È un film in cui viene evidenziato quanto il perseguimento dei bisogni di un individuo passi in primo piano e vada a distruggere le regole imposte dalla società. Ed è proprio questo il modo in cui Monicelli sceglie di raccontarci la società, strappando qualsiasi velo di ipocrisia, come dicevi tu. Eh sì, anche perché poi questo suo atto di vedere così disincantato, come dicevamo prima, porta Monicelli a dipingere non il bel paese e soprattutto non dipinge poi il paese con i colori pastello, ma sembra quasi che lo dipinga con le pennellate vivide di, diciamo, di boccioni. Dici questo perché parte della critica fa rientrare Monicelli nel filone futurista, Vabbù, giusto? sì, diciamo che poi questi sono anche accostamenti personali che scaturiscono da suggestioni. Quindi poi alla fine se qualcuno vedendo qualche film di Monicelli ha qualche intuizione, qualche suggestione, ovviamente è libero di comunicarcela, no? Assolutamente sì. Per ritornare poi sempre al discorso dello sguardo disincantato sul mondo, quanto ce la stiamo menando, Grazie.
Questa cosa la si può anche, diciamo, evincere da un'intervista rilasciata da Monicelli stesso, in cui lui diceva che la speranza è una trappola. È una trappola perché la speranza è un qualcosa che ci viene, un contentino che ci viene dato da chi governa, fondamentalmente. Ecco, qui va tutto male, però tanto c'è Dio, c'è l'aldilà. No, abbiate fede, abbiate speranza, le cose un giorno andranno meglio. E Monicelli lascia più o meno sottintendere che poi alla fine questa è la rovina del nostro paese, no? Questo nutrire in continuazione speranza non ci ha mai permesso di attuare a tutti gli effetti una rivoluzione. Al massimo, vorrei aggiungere io, piccole rivolte, ma che in realtà sono stati fuochi di paglia. Esattamente, ma questo disincanto si percepisce ancora di più in un'altra intervista di quando aveva 91 anni, credo, in cui affermò di non avere paura della morte né del futuro in generale, di non credere in Dio e nell'aldilà, e dice anche che quando era più giovane diceva che solo gli stronzi muoiono. E questa mi sembra poi una delle più belle e dolci rassegnazioni a quella che poi è la vita. Esattamente, esattamente. Ma andiamo avanti col programma. Alle ore 16 al Teatro Piccinni verrà proiettato il film Semina il vento di Danilo Caputo. Danilo Caputo è un regista tarantino e nel suo precedente film La mezza stagione ci racconta la provincia, con le immagini ci racconta la provincia, ed è una provincia che in qualche modo non abbandona, perché anche in questo film Semina il vento ci racconta Taranto, ma ovviamente ci racconta una Taranto abbandonata e periferica, da un lato tediata poi da quello che è l'Ilva, no? Le problematiche dell'Ilva che tutti quanti noi conosciamo, e dall'altro poi ci racconta un'altra grossa problematica, che è quella poi degli ulivi, e di qui poi non penso sia il caso di dilungarci. Sì, sì, questo è un film tra l'altro di quest'anno, del 2020, ed è un film ottimista per certi versi, che punta molto su una generazione che lotta contro i parassiti sociali e naturali, come dicevi appunto prima, e nel film infatti si parla di una ragazza che torna a casa per prendersi cura della sua terra, della terra di sua nonna precisamente, ma scopre che suo padre la utilizza come discarica tossica. L'uscita poi di questo film è prevista per il 3 settembre 2020, perciò se potete sfruttate la possibilità di visionarlo in anteprima. E quindi in qualche modo anche qua abbiamo un po' questo spirito rivoluzionario, eh? Esatto, il tema ritorna sempre. L'eterno ritorno. Esatto. E alle ore 18 invece nella sala numero 5 del Multicinema Galleria proietteranno È arrivato il cavaliere, sempre di Monicelli, un film comico del 1950. Alle ore 19 invece al Teatro Piccinni si proietta Free Country o Friesland di Christian Albert. Giungiamo così al panorama internazionale con questo film tedesco del 2019. Si tratta di un film drammatico, i cui protagonisti sono due ispettori che devono confrontarsi con la strana scomparsa di due ragazze. Quindi stiamo parlando anche di un giallo, se vogliamo, e se c'è qualche appassionato di questo genere, consiglio di non perderlo per nessun motivo al mondo. Attenzione estrema. Alle ore 20 nell'arena del Castello Svevo ci sarà la proiezione di Hammamet di Gianni Amelio. Torniamo nel panorama italiano con questo film del 2020, un film basato su reali testimonianze che racconta la storia di Bettino Craxi, politico italiano che fu coinvolto nelle indagini di Mani Pulite e finì i suoi giorni in esilio in Tunisia, proprio ad Hammamet. Per questo film Pier Francesco Favino è stato premiato. Attenzione estrema a Pier Francesco Favino. Un grandissimo, è stato premiato come miglior attore protagonista e invece Nicola Piovani ha ricevuto il premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche. Sì, che poi alla fine, guarda, io provo sempre piacere ad andare a vedere questi film che ripercorrono un po' gli eventi storici, anche perché poi è interessante anche pensare anche ad un confronto sull'attuale modo di pensare agli eventi storici passati, a quello che poi era invece il modo di pensare alla storia durante la produzione neorealista.
Sì, Luca, infatti in generale è sempre interessante osservare l'evoluzione dell'espressione cinematografica e questa non può che essere una preziosa occasione, considerando anche gli interventi di alcuni ospiti. Infatti alle ore 20:30, nella serata inaugurale del festival, in Piazza della Libertà, conosciuta come Piazza Prefettura, sarà conferito a Luan Amelio Ujkai, suppongo, si pronunci così, spero di non sbagliare, il premio Giuseppe Rotunno per miglior direttore della fotografia per il film Hammamet, appunto. Seguiranno poi i videomessaggi del compositore premio Oscar Nicola Piovani, come dicevamo prima, premio Ennio Morricone per le musiche del film sempre Hammamet e Il Traditore, e anche il videomessaggio di Pier Francesco Favino, premio Vittorio Gassman come miglior attore negli stessi due film. A seguire ci sarà poi un tributo più che dovuto a Ennio Morricone, che è stato protagonista del Bifest 2019, e un tributo ad Alberto Sordi con la proiezione del film Il silenzio di Alberto di Marco Cucurnia, il quale ha deciso di omaggiare l'attore con questo film per mostrare quanto fosse grande Alberto Sordi anche quando nei film non pronunciava battute. E subito dopo ci sarà la proiezione de La ragazza con la pistola di Monicelli. La ragazza poi con la pistola, Simona, è un film meraviglioso e vede appunto come protagonista una stupenda Monica Vitti. E tra l'altro poi Monicelli aprì la strada a Monica Vitti anche poi a questi film che hanno poi, diciamo, comici, no? Anche se, ricordiamo, stiamo parlando sempre della comicità di Monicelli. E questo film fu costruito appositamente su Monica Vitti e per Monica Vitti. E anche qui poi ci viene mostrata in qualche modo la crudezza, in tutta la sua crudezza, diciamo, la società. E come diceva prima Simone, in questo film siamo sempre lì per lì per raggiungere, diciamo, quei toni paradossali, ma ci si ferma sempre un po' prima. Si nota quindi una grossa contraddizione. La contraddizione sta nel fatto che, diciamo, la protagonista è siciliana, perde la verginità con un altro ragazzo siciliano, il quale però il giorno dopo parte per l'Inghilterra, e noi possiamo ben capire cosa possa significare poi all'epoca perdere la verginità con un ragazzo e non poterselo poi sposare. Ora, la famiglia della protagonista è tutta al femminile, lei quindi si trova a dover difendere e vendicare il proprio onore violato da sola, prende una pistola e parte verso l'Inghilterra, verso il Regno Unito. Quindi noi cosa abbiamo? Una donna assolutamente intraprendente che si vuole difendere da sola, un qualcosa che è manifestazione di elevatissima emancipazione, considerando poi l'epoca, ma il tutto poi viene fatto, e qui risiede la contraddizione, per un attaccamento con una cozza allo scoglio, una vongola. Allora, sono le vongole, anche le cozze. Anche le cozze, ma non credo. Che brutti baresi siamo. Io non credo che siano. Che brutti baresi, vabbè. È insomma come una cozza patella, si chiamano così. Sì, sì, sì. Ah, allo scoglio, lei è attaccata comunque a quelle che poi sono, a quello che poi sono i valori della tradizione popolare, che difficilmente vengono poi svecchiati, e ancora oggi ne vediamo. Persistono ed esistono ancora. E infatti poi questa contraddizione la si può anche vincere da una battuta della protagonista che dice: libertà, libertà, ma cosa me la faccio della libertà? Io in che tenata a te voglio stare, no? Ecco, poi io penso che sia evidente proprio. Esplicativo, molto esplicativo. E se tutto questo comunque non vi ha ancora invogliato ad andare a vedere questo film, su cinemio.it Paola Orsini ci dice anche che le scene iniziali non sono state girate in Sicilia, bensì proprio in Puglia, precisamente a Polignano a Mare. Quindi prima Monicelli e poi a Polignano è venuta Eleonora Magnifico anche. Grandissimo. Comunque continuiamo, andiamo avanti, andiamo ci siamo avanti. Prolungati. Alle ore 21 nella sala 5 del Galleria verrà proiettato Vita da cani, sempre di Monicelli, un cast pazzesco, ne citiamo alcuni: Aldo Fabrizi, Gina Lollobrigida e Marcello Mastroianni, quindi da non perdere.
E alle ore 22:30 invece nell'arena del Castello Svevo verrà proiettato Il Traditore, che citavo prima in merito alle premiazioni di Nicola Piovani e Pier Francesco Favino. Ancora una volta ci mostrano il lato più oscuro dell'uomo e della nostra terra. Si parla infatti delle vicende di Tommaso Buscetta, mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa Nostra, interpretato proprio da Favino. Nelle vicende storiche, inoltre, Buscetta ricopre un ruolo fondamentale nelle indagini di Falcone, quindi ha un peso non indifferente nella storia. Sì, che poi alla fine, come diceva Paola Caselli, Il Traditore è un film doppio, perché da un lato, no? E qua anche qua un po' il doppio, no? Cioè, nel senso, da un lato abbiamo il protagonista che tradisce il clan, tradisce Cosa Nostra, però questo tradimento non sussiste se invece lo guardiamo dal punto di vista più umano, del riscatto umano, del primo pentito. Esatto, esatto, è quasi una contraddizione, forse, però alla fine... È nell'indole umana il conflitto. Esatto. A seguire e per finire, siamo arrivati alla fine, incredibile, al Teatro Piccinni vediamo un film del panorama internazionale, Invisible, il cui titolo originale è Nematoma, di Ignas Jonias, spero di non aver sbagliato il nome, un film lituano-ucraino del 2019. Sì, che poi il film ci racconta del protagonista di Jonas, che è un ex ballerino, e questo si finge cieco per poter partecipare ad un talent televisivo. Qui incontra Saulè, la sua nuova partner di ballo, e presso tra i due nasce un reale interesse, e poi la coppia diventa la più popolare dello show. La cosa poi interessante in realtà, secondo me, è che il regista poi afferma che il coreografo non ha solamente montato la coreografia dei gesti del movimento, ma in qualche modo anche la coreografia dei sentimenti. Quindi bellissima questa cosa, perché si dice come poi alla fine il gesto diventa anche nel cinema un linguaggio, una grammatica, sì. No? È molto poetico. E inoltre ma chi, io e il regista? Entrambi. Madò, Simona, mi fa emozionare. Il regista Jonas inoltre afferma che ogni film e ogni movimento nell'arte sono preziosi per te come persona, perché cerchi il modo migliore di concretizzare le tue idee, e infine lui afferma anche che la più grande pressione sei tu. E mi sembra il migliore dei modi possibili per concludere questa prima giornata di festival. Eh sì, quindi insomma approfittiamo di queste giornate, perché il film è uno dei più grandi regali che un uomo possa fare ad un altro uomo, in quanto egli ci sta regalando il suo sguardo sul mondo. Luca, giuro che non ti facevo così filantropico. Vabbè, capita. Non si può essere perfetti. Si scoprono sempre cose ci nuove. Ci sono ognuno i suoi difetti, diciamo. Dunque, siamo arrivati alla fine di questa diretta. Noi ci risentiamo domani mattina per presentare la giornata di domani e vi auguriamo buon BFest 2020. Rinnovo il mio invito e vi saluto. Buona giornata.